Ragazzi, è tempo di unboxing. Un altro bel pacco da California Sport pieno di materiale Fox. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video unboxing. Era un po' che non ne portavo sul canale e quindi procediamo subito. Materiale nuovissimo in arrivo da California Sport che, per chi non lo sapesse, è il distributore italiano del marchio Fox. Qui ci lanciamo subito nella parte invernale, quindi un sacco di cosine dedicate alla stagione più fredda, che però non deve essere sottovalutata e soprattutto secondo me è una delle stagioni più belle per uscire a pedalare. Poca vegetazione sui sentieri, a sentieri più sgombri, e quindi possiamo divertirci alla grande, soprattutto nel weekend. Il pacco devo dire che è veramente pieno, pieno di roba. Come al solito prendiamo la scatola e mettiamola qui sotto. Partiamo con una delle scatole più grosse all'interno di questo pacco, che è il Main Frame MIPS. Tra l'altro colore molto molto figo, carino. Questo diciamo che è un casco media gamma di Fox, perché costa 89,90 euro, però al suo interno appunto troviamo già la tecnologia MIPS, che lo rende, devo dire, super super consigliato, perché abbiamo un grado in più di sicurezza. Anche il design secondo me non è da casco tra virgolette cheap rispetto ad altri modelli. Visiera diciamo fissa, che ovviamente si può sganciare in caso di caduta. Non è regolabile, cosa che purtroppo io non apprezzo molto per la questione video su YouTube, perché io metto sempre la GoPro sul casco, ma possiamo comunque metterla qui sopra. Come sempre ragazzi, vi ricordo che mettere la GoPro sul casco non è proprio il modo più sicuro e il posto più sicuro dove metterla. Io però lo faccio di lavoro e me ne assumo i rischi. Se potete ragazzi, meglio da altre parti o su supporti dedicati che si possono sganciare in caso di caduta. Detto questo, andiamo a vedere un po' le caratteristiche poi di questo casco. Rispetto allo Speed Frame che abbiamo visto, questo non ha il feedlock per chiuderlo, quindi non c'è la chiusura magnetica, ma c'è la classica clip. Cinghietti fissi per quanto riguarda la parte a sinistra, mentre ovviamente possiamo regolare il cinghietto per la chiusura. Qui dietro abbiamo la classica regolazione che stringe il casco a 180 gradi, quindi nella zona qui posteriore, mentre invece qui nella parte più alta dell'attacco della chiusura abbiamo la possibilità di alzare o abbassare la cricchetta, così da avvolgere più o meno il cranio in base o appunto alla forma della nostra testa. Come vi ho detto, all'interno troviamo la calotta MIPS, che per chi non lo sapesse è questa calotta che si muove e quando noi andiamo a cadere va ad assorbire e a dissipare tutte le forze di rotazione che andrebbero poi ad essere impresse sul nostro cervello e quindi provocare dei danni. Una cosa che apprezzo tanto dei caschi Fox è che nella parte posteriore non abbiamo spugnette. Magari ad un primo sguardo potrebbe sembrare una mancanza, ma secondo me invece è una figata, perché non essendoci le spugnette non si vanno ad inzuppare di sudore, e sappiamo bene tutti come è poco confortevole magari fermarsi a fare pausa, togliersi il casco dopo aver fatto una salita magari di un'ora e poi rimetterselo, magari anche soprattutto in inverno quando si raffredda tutto, è veramente poco poco piacevole. Una cosa che devo dire delle spugnette dei caschi Fox, io già il secondo Speed Frame che utilizzo insieme poi al Pro Frame e all'RPG, che purtroppo ho utilizzato molto molto poco ma sicuramente recupererò, e vi posso dire che le imbottiture sono fatte davvero molto molto bene e soprattutto durano nel tempo anche a lavaggi prolungati in lavatrice. Una cosa molto molto figa poi è che all'interno della confezione troviamo sempre il ricambio, quindi se malauguratamente si dovesse rovinare possiamo andarla a sostituire e quindi siamo super coperti. Nonostante il prezzo diciamo di media gamma, trovare all'interno già il ricambio non è per niente male. Questo casco pesa 360 grammi, quindi è molto molto leggero e possiamo secondo me utilizzarlo sia per quanto riguarda un uso un po' più cross countristico che un uso un po' più trail enduristico. Io lo utilizzo in taglia M, che va da 55 a 59 cm, io ho 59 cm di circonferenza, quindi diciamo che più o meno i brand hanno fatto un po' un passo indietro nelle taglie. Chi prima aveva una L, io avevo praticamente tutti i marchi L, adesso per la maggioranza dei caschi porto una M. Se potete ragazzi, ovviamente provate i caschi prima di comprarli, perché sono sempre una scelta un po' tricky.
Chiudo dicendovi che lo trovate in diverse colorazioni. Ovviamente qui in descrizione trovate tutti i link per andare a vedere i prodotti e andare a curiosare un po' per tutte le informazioni addizionali che non vi dico in questo video. Andiamo avanti. Collegata al casco troviamo questa maschera, la Airspace. Abbiamo già visto un'altra maschera di Fox che ho utilizzato per un po'. Vediamo se riesco ad unboxarla. Complesso questa scatola. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ovviamente, come al solito, ragazzi, io scelgo sempre delle colorazioni molto sgargianti. Nera con la lente praticamente nera. Non scurisce molto, ma secondo me, per soprattutto le giornate invernali, potrebbe non essere male, visto che non abbiamo tantissima luce a disposizione. E all'interno della scatola troviamo il sacchetto per contenerla e portarsela in giro senza andare a graffiarla. E soprattutto anche la lente clear addizionale super pellicolata, quindi super protetta da possibili graffi. Vi ricordo che questa maschera poi è compatibile con il sistema VLS, Variable Lens System, e ci permette di utilizzare sia le lenti in Lexan che quelle stampate rigide, doppie, quindi quelle magari anti-appannamento. Come sempre poi abbiamo l'elastichino qui dietro, regolabile in entrambe le direzioni, con stampato in silicone anche il logo di Fox, sempre molto molto figo. E soprattutto abbiamo anche una bella parte in spugna a contatto con il viso e la maschera mi sembra molto molto comoda. Anche questa è disponibile in diverse colorazioni e il prezzo mi sembra super super concorrenziale, perché parliamo di 54,90 € di listino, magari poi online la trovate anche più bassa. Mettiamo via la maschera e passiamo ad un'altra cosettina nuova, l'Enduro Pro Knee Guard. Parliamo appunto di ginocchiere, nuovo modello che mi attizza parecchio perché ho utilizzato per un bel po' l'altro modello di casa Fox. Guardiamo se riesco ad aprirla. Ce l'abbiamo fatta. Ma che figata sono queste ginocchiere, bellissime. Hanno questa trama, sembra un po', non so, una roba un po' alla Spider-Man, con questi inserti in silicone dovrebbero essere, in materiale plastico, non saprei dirvi, non grippano, sono abbastanza scivolosi. Questo penso per evitare di incagliarsi quando si cade, ma e dissipare meglio l'energia in caduta. Questo è uno dei modelli di punta per quanto riguarda l'enduro di Fox. Hanno una protezione veramente ampissima sulla parte anteriore, che parte da sopra il ginocchio e arriva all'inizio della tibia, e al posteriore invece la ginocchiera è pensata per la massima traspirabilità e pedalabilità. Rispetto alle ginocchiere che uso solitamente io di Fox, queste hanno in più anche l'elastico, penso per evitare che la ginocchiera si muova durante la pedalata, mentre invece al posteriore abbiamo, diciamo, la retina super traspirante. Una cosa che ho notato rispetto alla versione che utilizzo io è il fatto che nella parte bassa, qui sotto dietro, non abbiamo la retina, ma il materiale è simile a quello laterale, che è elasticizzato. Questo secondo me è una furbata, perché soprattutto per chi utilizza i pedali flat, avere una ginocchiera traspirante sì è super ok, ma tante volte è deleterio, perché il pin si va a conficcare nella retina qui dietro e va a strappare la ginocchiera. Alzi la mano chi non ha mai preso una pedalata nello stinco o nel polpaccio. Penso che ci sia davvero poca gente che possa dirlo, e questo secondo me è una furbata che soprattutto aumenta la prospettiva di vita di questo prodotto. Ovviamente non vi ho detto che la protezione è la D3O, perché per chi non lo sapesse è un materiale viscoelastico che una volta che prende gli urti cambia il suo stato e da morbido diventa molto molto più duro rispetto allo stato che ha diciamo rilassato. Nella parte sopra abbiamo anche questa fascia in silicone con questi inserti. Devo dire che le altre ginocchiere Fox erano anche quasi troppo aggressive per quanto riguarda la fascia in silicone, e se venivano indossate per tutto il giorno potevano lasciare un po' di segno sulla gamba, mentre invece qua mi sembra che abbiano lavorato ancora di più sullo sviluppo e abbiano ridotto un pochettino la quantità di materiale. Secondo me adesso è perfetta. Il prezzo di queste ginocchiere ovviamente è un po' più alto, perché parliamo del top di gamma di casa Fox, 94,99 € di listino, e le taglie vanno dalla S alla XXL, quindi penso possano soddisfare un po' tutte le grandezze. Andiamo avanti poi con il primo prodotto davvero invernale. Sto parlando della Defend Thermo Hoodie, che per chi mastica un po' più l'inglese sa già di cosa sto parlando. Andiamo a spacchettarla.
Super super tecnico, si vede già dal materiale con cui è fatto. Questa è a tutti gli effetti una felpa che va indossata a strati con il resto del materiale Fox, ad esempio con la Ranger Water, la giacca che vi ho fatto vedere in altri video. Secondo me vestirsi un po' a cipolla a strati con questo tipo di prodotti fa davvero la differenza in inverno e ci permette di pedalare in totale comfort anche nelle giornate più fredde. Io non faccio molto testo perché dopo mezz'oretta sono caldo come una stufa e praticamente con uno smanicato e una maglia normalissima sto da Dio. Per chi invece soffre un po' più il freddo, secondo me questa potrebbe essere la risposta. Il materiale è veramente molto molto figo e soprattutto differenziato in base alle zone. La parte anteriore ha questa trama che al tatto è veramente molto molto calda, mentre invece nella parte posteriore bassa abbiamo questo materiale che è un po' più, diciamo, tecnico, meno caldo. Stesso discorso poi sulla parte delle spalle e delle braccia alte, penso che vada un po' a disperdere il calore in eccesso. Ovviamente abbiamo il cappuccio che può essere messo sotto il casco e farci un po' da passamontagna, e qui lateralmente abbiamo questa cernierina che ci permette di aprire un po' più questa felpa. Il tessuto non ve l'ho detto, ma è il Polartec che abbiamo già visto su altri capi invernali e vi posso assicurare che è super super comodo e mantiene un casino il caldo, la temperatura corporea. Non è un capo delicato perché è resistente alle abrasioni, ma soprattutto antivento, quindi come vi ho detto possiamo utilizzarlo come, diciamo, main layer con solamente magari uno smanicato sopra e secondo me siamo super coperti. Ultimi, no, ma non meno importanti particolari, qui ad esempio al posteriore abbiamo una taschina per ad esempio metterci lo smartphone o qualcosa da mangiare per i nostri giri, e anche la colorazione secondo me è super super fierrima. Abbiamo le taglie che vanno dalla S alla XXL, quindi possiamo trovare la nostra taglia. Io ho scelto una L e ci vado perfetto, sono alto 1,83 e sono attorno ai 90 kg di peso, quindi più o meno fate anche voi le vostre considerazioni. Mentre invece il prezzo, qua saliamo un po' perché ovviamente è un capo molto molto tecnico, parliamo di 129,99 euro. Restiamo nella parte alta del nostro corpo con la maglietta Ranger Dry Release a maniche lunghe. Conosciamo già la serie Ranger per quanto riguarda le maglie, ve l'ho già fatta vedere qui sul canale, l'ho scelta con questa grafica abbastanza minimale, però secondo me è molto molto figa. Maniche lunghe come vi ho detto, e il tessuto è il Dry Release. Al tatto posso dirvi che praticamente sembra cotone, ma è molto diverso. Il Dry Release secondo me è una figata, appunto perché sembra di indossare una maglia casual, ma è una maglia tecnica. Il Dry Release asciuga 4 volte più velocemente del cotone e non va a creare odori durante l'utilizzo. Questo è molto importante perché tante volte magari finito di girare ci fermiamo a bere una birretta a fare aperitivo e non è proprio bellissimo arrivare e avere l'odore di un gregge di pecore. Anche per questo taglia dalla S alla XXL e prezzo secondo me è super concorrenziale perché parliamo di 54,99 euro, quindi devo dire non male. Scendiamo un po' di più e parliamo di pantaloni. Questi sono i Defend Fire Bib. La sigla Fire, come sempre per il marchio Fox, va ad indicare tutto quel materiale che è dedicato all'inverno, quindi a tenerci al caldo. Infatti sento già, aprendo questo prodotto, che il tessuto è molto molto caldo, soprattutto all'interno. Infatti vi faccio subito vedere che qui sulla parte alta delle cosce e sulla parte, diciamo, del bacino abbiamo un sacco di materiale Polartec super caldo, come quello che abbiamo visto prima sulla felpa. Per chi soffre tantissimo il freddo, secondo me questi sono una bomba a mano perché sono fatti veramente da paura e lo sto vedendo con i miei occhi in questo momento. Ovviamente il tessuto Polartec non è inserito nella parte bassa dal ginocchio in giù perché ovviamente sono pensati per essere indossati con la ginocchiera, che comunque fa già da protezione termica durante l'inverno. Dettagli poi che mi piacciono un sacco dei nuovi pantaloni Fox sono questi tagli qui in materiale elastico. Mi piacciono un botto i pantaloni Fox perché hanno un taglio davvero stretto nella parte bassa, quindi non vanno a creare fronzoli, non si muovono durante la pedalata, ma ovviamente se abbiamo il collo del piede un po' alto, nella versione precedente facciamo un po' fatica a metterli.
Con l'aggiunta di queste nuove fasce elastiche aumentiamo anche la traspirazione, ma soprattutto rendiamo le fasi di inserimento del piede molto molto più comode e veloci. Sempre nella parte poi qui sul ginocchio abbiamo questa finitura di VR che al tatto è molto più resistente rispetto al resto del pantalone, e questo ovviamente per evitare che in caso di caduta il pantalone si rovini o peggio si buchi. Non vi ho fatto vedere poi una cosa molto importante che differenzia questo pantalone rispetto a quelli che vi ho già fatto vedere sul canale. Qui abbiamo prima cosa le bretelle, che quindi non consentono al pantalone di scendere durante l'utilizzo, e questa secondo me è una figata. Tra l'altro si possono anche regolare, ci sono i bottoni per farlo, super super facili. Ma soprattutto la parte posteriore qui è pensata anche per essere un po' cargo, quindi abbiamo la tasca centrale elastica per ad esempio mettere lo smartphone o qualsiasi cosa che vogliamo inserire, e qui lateralmente abbiamo anche due taschine un po' più piccole per ad esempio mettere una barretta o qualcosa di morbido. Ovviamente ragazzi vi sconsiglio sempre di mettere cose dure tipo multitool sulla schiena, perché in caso di caduta, soprattutto se non abbiamo il paraschiena, può finire davvero male, quindi state sempre attenti. Una cosa molto molto bella è il fatto che ci sia questa divisione tra la zona lombare che sale dietro la schiena e il pantalone in sé, questo per creare poi lo stacco e non avere l'effetto salopette. Parlando di tasche, perché come al solito io sono sempre attento a questo tipo di cose, abbiamo due tasche laterali non molto grandi, sì ci sta forse a malapena uno smartphone, ma penso che venga più comodo metterlo al posteriore, e la solita chiusura a cricchetto senza la cerniera. È un po' che la utilizzo ormai sui pantaloni Fox e vi posso dire zero problemi, non mi è mai capitato che si aprisse casualmente, e non ho mai avuto la necessità dalle versioni nuove, quindi quelle senza cerniera, di averne una. Il cricchetto devo dire che basta e avanza. Questi pantaloni vanno dalla 28 alla 40 e il prezzo è un po' altino, perché parliamo di 179,90 €. Come avete visto, la tecnologia all'interno di questo prodotto è davvero davvero altissima e ha un sacco di particolari davvero di altissima gamma. Soprattutto se soffrite parecchio il freddo in inverno, potrebbero essere un bel investimento da fare. Intanto c'è il nostro Pialo qui dietro che fa i commentini sui prodotti. Quindi torniamo sugli strati base con il Tech Base Long Sleeve Base Layer, quindi maglietta intima, devo dire parecchio strana rispetto a quello che sono abituato a vedere per le maglie intime. Mi sembra un tessuto quasi praticamente da maglia tradizionale, anche se ovviamente poi all'atto pratico si vede che è super super leggera. Sembra una maglia d'enduro vecchio, cosa che puoi metterla in estate? Sì, no. Questa d'estate la uso. Puoi mettere in estate, sì? Voli con questa. Sì. Sul polsino abbiamo l'elastico, quindi la tiene bella bella aderente. Anche per questa abbiamo la taglia che va dalla S alla XXL e il prezzo mi sembra decisamente contenuto per una maglia intima, 39,90 €. La proveremo molto molto volentieri. Ah, e io utilizzo una taglia L che ha l'altezza spalla fine 81 cm. Adesso parliamo di una cosa che non vi avevo ancora fatto vedere nei video, soprattutto dedicati al mondo dei prodotti resistenti all'acqua. Vi avevo già parlato dei completi Ranger Water, soprattutto della giacca 3L del pantalone, con cui mi sono trovato da paura. Infatti mi è arrivato pure il nuovo pantalone che sto aggiornato con qualche nuova specifica. E invece qui parliamo dei guanti. Io sapete che non sono un grande utilizzatore dei guanti, soprattutto nella stagione estiva, ma neanche quella invernale. Ma nelle situazioni più estreme come quelle sotto la pioggia, devo dire che un guantino come questo può fare la differenza. Il guanto è totalmente impermeabile, con la parte ovviamente del palmo un po' più gripposa rispetto alla parte sopra, compatibile con il touchscreen dei nostri smartphone, quindi non dobbiamo toglierli per utilizzarli, e soprattutto hanno un trattamento superficiale di VR che tiene lontano lo sporco, i detriti e soprattutto ovviamente l'acqua. E finiamo ora con il capo che più mi ha gasato di questo pacco. Parliamo della camiciona Whiplashed in Fox. Guardate che figata. Questo non è un capo casual, ma è un capo super super tecnico. Andiamo ad aprirla insieme. Il materiale esterno è una flanella misto cordura, e qui potete vedere la dicitura,
e quindi questa la rende super super resistente. Praticamente potete utilizzarla anche andare a lavorare, andare a tagliare col flessibile, fare roba super super peso. E l'interno invece abbiamo un Polartec, quindi mega calda anche per le giornate più fredde. Devo dire che sono indeciso se utilizzarla in bici o utilizzarla a uscire la sera, perché questo capo potrebbe essere definitivo ed essere utilizzato praticamente a fare qualsiasi cosa. La chiusura qui davanti ovviamente è con i bottoni, non ci sono zip. Taschino super semplice. Le tasche qui, che sono una cosa un po' diversa che non troviamo abitualmente su una classica camicia, entrambe le tasche qui davanti. Anche per questo capo ho scelto una taglia L e devo dire che il prezzo, se tenete conto della tecnologia e soprattutto del materiale, perché secondo me è un prodotto super resistente, ma ve ne parlerò poi nel test di lunga durata, non è per niente male, 129 euro, e anche qui abbiamo le taglie che vanno dalla S alla XXL. Detto questo ragazzi, direi che abbiamo finito qui il nostro video unboxing. Devo dire che questa volta molto molto ricco di alcune chicche che non vedo l'ora di utilizzare. Come sapete ancora sono fermo, ma tra una ventina di giorni spero di riuscire già ad uscire a pedalare e sicuramente andrò subito a provare questi prodotti. Se avete dubbi, domande o siete già i possessori di alcune delle cose che vi ho fatto vedere, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Arriveranno anche dei video aggiornamenti sui prodotti che ho già utilizzato negli scorsi mesi di Fox e anche ovviamente anche di altri marchi, perché voglio tenervi un po' aggiornati sulla durabilità e sulla qualità dei prodotti durante il tempo, durante l'utilizzo. Se è la prima volta che arrivate qui, iscrivetevi al canale, cliccate il bottone qui sotto. Un sacco di gente guarda il video e non è iscritta, quindi se volete supportarmi cliccate qui sotto. Noi raga ci vediamo al prossimo video.